aumentano gli arrivi in Irpinia, si cercano le strutture e ora si aggiunge anche il problema dei fondi. Sì, la quota ad oggi dei presenti in Irpinia è di 2028 unità. Sono dislocate ormai su oltre 60 strutture nei comuni della provincia. Siamo comunque ben lontani ancora dal numero complessivo di amministrazioni che potrebbero ospitare i profughi. Abbiamo dovuto sfollare due centri, uno ad Ariano Irpino e l'altro qui in Avellino, per irregolarità nelle strutture che li ospitavano. Al momento in effetti siamo a corto di accreditamenti, alcuni gestori avanzano parecchi soldini, però ci auguriamo che con la prossima legge di assestamento, che tra l'altro andrà in discussione oggi o domani al Consiglio dei Ministri, il governo riaccrediti i fondi, almeno in parte i fondi per la gestione dell'immigrazione. A questo si aggiungeranno la messa in esecuzione della nuova normativa relativa ai minori, che probabilmente vedrà l'affluenza anche in questa provincia di un certo numero di minori secondo un sistema simile a quello dello SPRAR. Che tipo di impegno chiederà al tavolo di oggi a sindacati, cooperative e comuni? Devo purtroppo ripetere quello che è il nostro obiettivo, cioè affrontare questa situazione non come un'emergenza mai dichiarata, ma come una nuova realtà sociale che tutta l'Italia si trova a dover affrontare, quindi affrontarla in maniera conscia di quella che è, e quindi l'impegno agli amministratori di tenere presente che è una necessità quella di gestire e possibilmente di integrare queste persone che devono trovare una loro collocazione, anche se temporanea, neanche nella nostra provincia. È stata individuata qualche nuova struttura nelle ultime ore? No, al momento no, tant'è che abbiamo circa 200 unità da ricollocare, perché al momento sono sistemate in strutture ma oltre la capienza che comunque la ASL ha ritenuto idonea. Questo non è previsto alla norma, però noi siamo agganciati a questo criterio di rendere sotto il profilo sanitario le strutture idonee, appunto, e però abbiamo complessivamente circa 200 profughi da ricollocare. A quei sindaci che non solo non hanno risposto, diciamo, al suo appello, ma addirittura hanno deliberato in pieno Ferragosto contro l'arrivo ipotetico di profughi nei loro comuni, minacciando le dimissioni di massa, cosa risponde? Ma non sono sicuramente le dimissioni che mi preoccupano. Io spero che prevalga il buon senso e quindi prevalga una formazione sociale più vicina alle nostre esigenze.